Ciao ragazze, allora niente ciao con la mano perché ho una personcina qua in braccio, vero? Vero? Perché vi voleva salutare ovviamente. E Alvin! Ciao Alvin! Perché oggi 27 marzo è il suo compleanno! Fa un anno, è il suo primo compleanno, vero? E quindi volevo farvelo vedere. Giuro che la prossima volta vi faccio vedere Briciola perché anche lui si merita ovviamente una menzione nel mio canale. Comunque sono molto felice oggi, sono di nuovo in terrazza, non è il motivo per cui sono felice perché è pieno di nuvole, però insomma la luce è più carina anche se ci sono le nuvole rispetto alla mia stanza, e quindi niente, farò il video qua. Sono contenta perché oggi è finita la scuola, insomma ci sono 6 giorni di pausa per le vacanze di Pasqua. Yeah. E quindi sono molto felice di ciò. E sto morendo di fame perché sono tornata dal pianoforte da pochissimo, tipo 10 minuti, e subito mi sono messa a fare il video senza fare sosta in cucina. E quindi sto per morire di fame. Però adesso finisco il video e poi vado a mangiare, perché volevo fare il video finché ci fosse congiuntivi ad uso improprio. Comunque volevo fare questo video intanto che c'è luce. Non riesco a dirla questa frase. Finché c'è luce, volevo provare a fare questo video finché la luce è abbastanza buona. Ce l'abbiamo fatta. Bene, volevo farvi vedere quest'oggi i prodotti promossi e bocciati del mese di febbraio e di marzo, perché ho saltato febbraio e quindi faccio il video cumulativo. Allora, i prodotti sono sempre nel mio beauty di Hello Kitty, che avevo anche nel video della skincare, e con tutti i prodotti dentro. Adoro questo beauty, ce l'ho da forse 6 anni, mi piace tantissimo perché cioè, è resistentissimo, ed è di H&M, poi non so se si trova ancora. Comunque, non ve ne fregava niente del beauty. Qua dentro ci sono tutta una serie di prodotti make-uposi, carini, alcuni meno. Comunque, adesso vediamo un attimo che prodottini ho da consigliarvi, barra sconsigliarvi. Balla, per me balla, tutta la notte sei bella. Ok. E quindi niente, iniziamo con i prodotti bocciati. Allora, primo prodotto bocciato, vediamo di parlare piano, con calma e di spiegare le cose in modo esauriente. Primo prodotto bocciato è la BB Cream di Garnier. Allora, io ho fatto tipo l'anno scorso un video recensione di questo prodotto, e quindi vi lascerò il link nell'info box, insomma l'ho indicato con la BB Cream, trovate il link nell'info box. E allora all'inizio, quando l'ho comprata, non mi ci trovavo per niente male, perché comunque è un prodotto molto leggero, insomma vabbè. Però in realtà lo usavo giusto una volta ogni tanto, e invece usandolo con un po' più di costanza, perché comunque ce l'ho da un po', quindi volevo provare a finirlo, ho notato che veramente la qualità di questo prodotto secondo me è pessima e sicuramente non vale i 10 euro che ho speso per acquistarla. Allora, intanto la coprenza è praticamente nulla, cioè io comunque cerco, la luce si è oscurata, io comunque cerco una coprenza veramente bassa, basta che mi uniformi l'incarnato che mi copra un po' il rossore sulle guance, ma non cerco, diciamo, una coprenza da acne o comunque da imperfezioni pesanti, e questa assolutamente è una coprenza per me nulla, quindi non immagino per quelle ragazze che comunque hanno bisogno di una coprenza un po' più alta che effetto possa dare questo aggeggio. Poi è super unta, super unta, quindi rimane tutto il giorno appiccicaticcia, è difficilissima da fissare con la cipria. E poi vabbè, io non è che ho provato chissà quali ciprie, ho provato ciprie di Essence, di Astra, ho provato una della Maybelline, però insomma non sono mai riuscita a fissarla questa BB Cream. E in più è una colorazione veramente sbagliata, perché è stra arancione, e questa è la medio chiara, quindi io non immagino la medio scura cos'è, cioè tipo una carota spremuta e imbottigliata. Quindi vi sconsiglio assolutamente questo prodotto in toto, a partire dalla colorazione fino ad arrivare alla coprenza, al profumo, insomma non la comprate. Poi due prodottini che ho per questo periodo sono, uno, gli Stay Matte di Essence, questi qui. Allora, io vi lascerò da qui, da qualche parte durante il montaggio, la foto che ho messo su Facebook un po' di tempo fa con tutti i colori messi sulle labbra, così potete vedere più o meno com'è il colore, perché adesso con la luce comunque così non è il caso che vi faccia lo swatch. Comunque ve li faccio vedere. Allora, io ne ho 3. Io nello video haul avevo detto che erano soltanto queste colorazioni, in realtà ce n'è una quarta che però nello stand dove sono andata io non c'era, non era proprio esistente neanche il tester, quindi mea culpa, però non l'avevo vista. Comunque sono questi 3 appunto, quelli che ho io, e sono il 03 Soft Nude, che è appunto un color nude marroncino. L'altro colore mi sembra che sia sempre un nude ma più sul rosato. Poi c'è il 02 Smooth Berry, che è Sberry, proprio super inglese, Smooth Berry, questo.
sì, se magari mette a fuoco la videocamera. No, amica. Ok, quindi che è questo fucsia? Siamo di berry, secondo me ne ha ben poco. E poi lo 04 Silky Red, se si vede, ok, che è questo rosso acceso, bellissimo. Dunque, pro e contro di questi prodotti. Prima i pro, andiamo al contrario. Pro, sono dei bellissimi colori, sono pigmentati, l'effetto matte è carino, non seccano le labbra e costano poco. Contro, non sono confortevoli sulle labbra perché non sono dei matte che si asciugano, ma sono dei matte che rimangono cremosi, quindi rendono le labbra molto scivolose, vi si screpolano all'interno delle labbra, quindi tendono ad andarsene, a svanire molto velocemente, sbavano con molta facilità perché appunto rimangono bagnaticci, umidi, hanno un odore pessimo, pessimo, proprio un odore strachimico, orribile. Quindi diciamo che i pro e i contro sono questi, però io sinceramente non mi sento né di consigliarveli né di sconsigliarveli, perché alla fine non sono dei prodotti così pessimi, alla fine uno ci passa sopra, basta mettere una matita e durano un po' di più, però alla fine da tenere sulle labbra sono molto fastidiosi perché appunto sono molto un teach, insomma, non so che altro termine utilizzare, però i prodotti effettivamente sono carini, poi costano poco, quindi io vi consiglierei magari di prenderne uno che vi piace, non come me che li ho presi tutti e tre, è stata l'euforia, poi non li userò mai, cioè mai no, però li userò poco effettivamente, ma prendetene soltanto uno e se poi vi piace, se riuscite a sopportarlo sulle labbra, al mio, a contrario di me, potete prendere anche gli altri colori, non fate questa botta di prendere tutti quanti insieme perché è un... Parlando di prodotti promossi e parlando di Essence, appunto, io sto stramando sempre di più l'I Love Stage, questo. Ve lo faccio rivedere semplicemente perché ultimamente lo sto utilizzando non solo come primer, ma anche come correttore per le occhiaie. A parte oggi che ho il correttore minerale, lo uso tutti i giorni anche come correttore per le occhiaie, perché a parte che copre benissimo e poi essendo un primer si fissa velocemente sotto gli occhi e è molto cremoso, però appunto poi si fissa e non entra nelle pieghette senza che lo fissiate con la cipria, ed è una cosa che io adoro perché poi se mettete la cipria sopra il correttore spesso e volentieri vi diventano poi tutte le occhiaie tutte in castonate, le pieghette, un casino brutto, quindi mi sta piacendo tantissimo, tant'è che lo sto per finire perché appunto lo sto utilizzando per anche per due usi, comunque mi piace tantissimo, quindi non lo abbandonerò mai. Parlando appunto della Naked, io ce l'ho qui, ma non perché ve la voglio sbattere in ogni video, assolutamente, cioè la userò magari solo nei tutorial, ma proprio in modo vago, ecco, solo che la sto amando, quindi volevo farvi vedere soltanto un paio di ombretti che sto letteralmente adorando e che sto utilizzando molto spesso in questo periodo. Non ho ancora mai utilizzato Gunmetal, che è il grigio scuro, e Hustle, che è questo color melanzana. Sono gli unici due colori che non ho ancora testato. Gli altri li ho testati tutti e sono tutti ottimi. Comunque gli ombretti che sto stradorando per questo periodo sono Sin, che è questo rosino chiarissimo, e Toasted. Sono gli ombretti che sto usando di più in questo periodo della Naked, perché uso Toasted nella piega dell'occhio. Ho fatto il trucco con questi due ombretti, quindi Sin sulla palpebra e Toasted nella piega, nel video della skincare routine, che è un trucco semplicissimo, per carità, però mi piace moltissimo l'ombreggiatura leggermente rosa bruciato che dà il color Toasted nella piega, e poi è bellissima anche sulla palpebra con una riga di eyeliner magari, quindi mi piacciono tanto quei colori. Poi, ultimo prodotto make-up uso, poi ho due pennelli e poi ho finito. Sto adorando letteralmente questo blush di Kiko, che io tengo nella dust bag perché se no la perderei, e quindi la metto sempre dentro la bustina, ed è il blush della Lavish Oriental, il colore 05 Bold Rose, che è bellissimo secondo me. C'è un bellissimo pelo di un pennello che non leverò mai perché mi ci sono affezionata e niente, ed è un colore bellissimo, stra coprente. Adesso non ve lo faccio vedere lo swatch perché altrimenti mi zozzo tutta, però insomma il colore è esattamente come vedete qui, è facilissimo da sfumare, c'è lo specchietto, è facilissimo da sfumare, dura un sacco, il colore è molto bello. E secondo me potrebbe essere utilizzato anche sulle labbra, vi farò sapere, perché secondo me può essere provato a mettere con un pennellino da gloss sulle labbra tipo tinta, perché penso che magari duri, boh, non lo so, vi farò sapere, proverò. Poi, ultimi prodotti, sono due pennelli. Io non vi parlo mai dei pennelli, perché comunque io non ho tanti pennelli, ne ho giusto, cioè, per il viso ne ho tipo 5, e per gli occhi ne ho un po', ma
insomma, sono pennelli che ho accumulato negli anni, insomma, sono pochi, però ultimamente sto cercando, insomma, di trovare un set di pennelli buono che non costi tanto per farmi un autoregalo, magari tra un po', anche perché adesso non ha senso perché non è il mio compleanno né niente, passerò un po' e volevo appunto prendere un set di pennelli perché ne ho pochi, quindi non ve ne parlo mai, però i pennelli che ho alla fine sono molto buoni, quindi questo mese ve ne parlo. Sono uno da viso e uno da occhi. Quello da occhi è quello della Urban Decay che era nella Naked, quindi vabbè, mi viene da ridere perché alla fine è un pennello che costerà sicuramente un bordello di soldi. Comunque si chiama Shadow ed è appunto il pennello da ombretto piatto. A parte che adoro la forma che ha, mi piace anche il colore delle setole, che adesso qua è un po' color panna perché stamattina ho messo l'ombretto color panna. Comunque, le setole sono bianche in genere qui alla fine e giù poi sono marroncine. È fantastico questo pennello perché è piatto ma morbido e mi piace tantissimo perché è molto compatto, quindi prendete molto prodotto e fa spolverare molto meno gli ombretti, tipo quelli di Sleek che sono un po' polverosi. E poi mi piace tantissimo perché essendo così piatto e così a punta potete utilizzarlo anche per sfumare i colori sotto l'occhio, cosa che io naturalmente, cioè natu non naturalmente, tendenzialmente non faccio, cioè non metto mai gli ombretti sotto l'occhio perché poi, boh, poi mi fanno un casino assurdo. Già la matita colla, pensate agli ombretti. Però può essere utilizzato benissimo anche per questo scopo, quindi mi piace moltissimo. E il pennello da viso, che letteralmente lo adoro, cioè secondo me ogni ragazza a cui piacciono i trucchi dovrebbe avere questo pennello, ed è il Powder Blush, il Powder Blush di Elf. Questo qua, che io tengo sempre con il brush guard perché ho paura che mi si sformi. Ora è tendenzialmente un po', tendenzialmente troppi avverbi nei miei video, che adesso è notevolmente sporco. Ecco, cambiamo avverbio, perché ieri ho messo il fondotinta e quindi va bene. Comunque mi piace tantissimo perché è un pennello multiuso, ora si sta mangiando le foglie. È un pennello multiuso perché è molto denso, quindi fondotinta, cipria, blush, terra, illuminante, fondotinta liquido, in mousse, minerale, qualsiasi cosa. È veramente un pennello stra consigliato e costa solo 4 euro, quindi yeah. Va bene ragazzi, io ho parlato per un'infinità di minuti, quindi faremo tanti tagli in questo video. Sono abbastanza euforica, solo che sto per morire di freddo e di fame perché sono tipo le 4 meno 10, infatti. E quindi adesso vado a mangiare perché sennò potrei morire qui davanti a voi e non sarebbe un bello spettacolo. Va bene, quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Per qualsiasi cosa, commenti, messaggi, tutto quanto. E niente, un bacione, ciao!